è il capolavoro di Vassili Kandinsky, precursore e fondatore della pittura astratta. Certamente l'artista franco-russo mai avrebbe immaginato che un italiano innamorato dell'arte contemporanea, del suo quadro, ne avrebbe fatto un arazzo talmente bello da sembrare un dipinto. Giallo, rosso e blu, un'opera monumentale, sfumature di colori meravigliose, tradotte dalle mani delle arazziere. La signora Franca e sua sorella hanno tessuto questo arazzo in una maniera ammirabile. E in questa sala, un altro capolavoro di Kandinsky e un altro capolavoro di Matisse. Alcuni dei 100 arazzi per un'esposizione inedita e originale a Venezia, per la prima volta al mondo, qui a Palazzo Zaguri, in Campo San Maurizio. Mostra dal titolo appunto Da Kandinsky a Botero. La Venere di Botero è la prima volta al mondo che la esponiamo. Si trovava nel caveau della razzeria Scassa e l'abbiamo tirata fuori per esporla qui a Venezia, perché il sogno di Ugo Scassa era di fare una mostra a Venezia. Manufatti che sono tessuti per ore da abili mani femminili al telaio ad Alto Liccio per decenni, grazie all'intuizione di Ugo Scassa, il cui sogno era appunto di esporre le proprie opere a Venezia. La sala di Casorati, io ho voluto dare un'interpretazione di questa sala realizzando in chiave tridimensionale, il caso di dire, il dipinto di Casorati, traducendolo nella realtà. I visitatori guidati in un percorso al di là dello spazio e del tempo, gioia per gli occhi e per l'anima, per incontrare il meglio dell'arte del Novecento, passando per De Chirico, Paul Klee, Miró, Andy Warhol e Mastroianni, solo per citarne alcuni. Umberto Mastroianni aveva lavorato molte volte con la razzeria Scassa, possedeva un arazzo meraviglioso che interessava molto a Marcello Mastroianni. Sì, gli fece l'offerta, una cifra astronomica a suo fratello, e gli disse: dammi l'arazzo, e invece Mastroianni, lo scultore, non lo concesse mai. Qui abbiamo il drago azzurro di Mastroianni, è stato tessuto con fili d'oro.